E tutto pronto a Massafra per la seconda edizione della manifestazione Pane, Amore, Terra Mia. Dopo il successo dello scorso anno si punta a replicare il grande consenso di pubblico, coinvolgendo anche le diverse realtà commerciali del territorio. Si parte giovedì 7 luglio con la rappresentazione teatrale Il Medico dei Pazzi a cura dell'Associazione Culturale Il Ventaglio. Ancora una volta la Proloco di Massafra e l'amministrazione comunale guidata da Martino Tamburrano scommettono sulla valorizzazione del territorio, partendo dalle sue tipicità e saltando e nello stesso tempo facendo conoscere le diverse produzioni locali, come spiega l'assessore comunale al marketing del territorio Raffaele Gentile. Una partnership ampia, diffusa, messa insieme dalla Proloco di Massafra, l'amministrazione comunale, tanti operatori commerciali della città, ma soprattutto il coniugare le tipicità del territorio e i prodotti tipici con lo spettacolo, quindi le serate estive. Ancora una volta la Proloco, da buona prova di sé, ha messo su un cartellone assolutamente all'altezza della situazione, che farà animerà le strade cittadine nel corso di quest'estate insieme alle altre attività che scaturiranno dall'associazionismo locale e da ciò che l'amministrazione comunale sta promuovendo. Nonostante le ristrettezze economiche e il momento difficile che stiamo vivendo, ci siamo comunque adoperato affinché le energie disponibili nella nostra città potessero venire fuori e offrire un risultato positivo. Quattro in tutto gli appuntamenti, si parte giovedì 7 luglio. Sì, quattro appuntamenti, tutti molto importanti, tra l'altro vengono fuori da una programmazione che, come già è accaduto nello scorso anno, ha registrare grandi numeri. Secondo anno per questo progetto Pane, Amore, Terra Mia, quest'anno molto più ampio, è partito con la festa del grano il 19 giugno e siccome c'è stata la nascita della Proloco Junior abbiamo festeggiato questo progetto sul grano e poi dal giorno 7 parte la vera e propria rassegna teatrale, cinematografica, musicale, perché quest'anno è molto più ampio, come dicevo, perché abbiamo un concerto finale con l'orchestra Toscanini di Lecce, poi abbiamo una proiezione di un film, abbiamo due spettacoli teatrali, uno dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi è un progetto che abbraccia un po' tutte le varie diramazioni di cultura, spettacolo, cinema. E poi c'è la serata finale, il 1 agosto, all'Ido Impero di Chiatona, col secondo concorso nazionale di angurie scolpite, che ha riscosso tanto successo lo scorso anno.